amici Real TV Globus Television, siamo in compagnia di un grandissimo estimatore di Gino Vannelli, ciao. Andrea Sattomi Bertorelli, e cogliamo l'occasione per presentarvi il nuovo disco di Gino Vannelli. Lui ha fatto un disco tribute, anch'io sono un grande estimatore di Gino Vannelli, e vogliamo aiutare questo nuovo disco di Gino Vannelli a entrare diciamo nei vostri ascolti, perché è un disco sicuramente validissimo come tutti i dischi di Gino Vannelli, e Andrea ve lo presenterà. Sì, il disco è uscito credo all'inizio di aprile, quindi un paio di settimane fa, si chiama Wilderness Road. E ho ascoltato qualche traccia, ascolto una traccia al giorno, così, capito? Di solito faccio così con le cose che mi piacciono. E beh, guarda, il primo nome per dare un riferimento, vabbè, allora Gino in generale ha fatto cose molto diverse nella sua carriera, dicevi prima nell'altra intervista, insomma, Black Cars, ha spaziato un po' dalla musica sinfonica al funk, al pop, al jazz, e questo qui, se dovessi dare un riferimento, mi viene un primo nome che mi viene in mente è Norah Jones come sound, perché batteria con le spazzole, vibrafono, c'è qualche atmosfera anche vagamente country, però mischiata col jazz, un po' come il sound di Norah Jones, che è bravissima. C'è un pezzo, la title track Wilderness Road, che era già uscito nel 2012 in un'altra versione, era uscito questo video a cui si pensava che dovesse uscire su un album intero, invece poi era uscito solo questo video, e poi è uscito il Live in LA nel 2014 di Gino. E sì, ci sono alcuni pezzi appunto che possono ricordare un po' questo sound un po' ovattato, molto americano, diciamo, nel senso, sovraimpressione passa la copertina del disco che potete guardare. C'è molto americano nel senso che ci sono delle radici country, blues, poi c'è un altro pezzo che si chiama Ghost Train, che potrebbe ricordare vagamente Wild Horses come gruppo, perché c'è la batteria suonata con le spazzole, però un po' più scuro come atmosfera. Ci sento qualche influenza di Jeff Buckley, sì, insomma, anche i testi sono un po' più dark. Comunque, noi amanti proprio della musica di Gino Vannelli ci teniamo a proporre questa cosa, ma vogliamo parlare anche di tutta la discografia di Gino Vannelli, a partire dagli anni 70, quando ha fatto il primo disco, 72 forse, 73, 73 non ricordo bene, life. Comunque... Yes. C'è stata un'evoluzione, ovviamente il mondo cambia, stiamo parlando di 30, 40, 40, 40, 45 anni fa più o meno. Ad esempio ho visto che tu hai portato questa videocassetta, esatto. Questo è un reperto archeologico ormai. Tra l'altro comprai a Milano proprio negli anni 80, me lo segnalavo, mi ricordo il mio prof del liceo di allora, mi ha detto guarda che c'è questa videocassetta di Gino Vannelli, se te la vuoi venire a prendere, sai, allora non c'era internet, non c'era, insomma, quando dovevi acquistare una cosa, se la vedevi a Latina, dovevi andare a Latina, non so come dire. E quindi sono venuto qui e l'ho comprata. E poi non c'era YouTube. Non c'era YouTube, infatti, era una cosa pazzesca. Infatti, un altro aneddoto che lo dico spesso ai ragazzi, adesso trovi tutto, PDF, manuali, dico questa cosa perché so che insegniamo musica tutti e due, e io mi ricordo che dovevo andare a parare, ecco, cioè... un amico mi parlò, mi disse guarda, uno l'ho comprato io, se vuoi dietro il Duomo, alle Messaggerie Musicali a Milano, c'hanno un'altra copia dello spartito di Brother to Brother, era tipo il 1988, io una domenica pomeriggio mi sono preso su, ho preso il treno e ho acquistato, che ho ancora, l'altra copia dello spartito di Brother to Brother, anche perché non era così semplice tirare giù gli accordi, esatto, giusti, esatto. Infatti qualcuno è sbagliato anche nello spartito,
secondo me, sì, non solo molto facile che succede. E lo sono venuto a comprare, appunto, e adesso se vai, ho visto che in rete appunto c'è il PDF, te lo scarichi in 10 secondi, quindi insomma era un po' più complicato avere le cose così. Ecco, una cosa che possiamo dire magari su Gino, sulla vocalità, tu se ricordi il primo disco, no? It's a crazy life. Mi ricordava addirittura Michael Franks come timbre, che aveva questa voce un po' da Topo Gigio, molto sottile. Soffiata un pochino. Ecco, anche. Se lo senti adesso, invece c'ha sto vocione impostato, è cambiato tantissimo. Un altro che è cambiato tantissimo negli anni, per esempio David Bowie, no? I pezzi tipo Starman, così. Poi da Cat People, Let's Dance in poi, devo dire, qua mi attirerò gli strali dei fans degli anni 70, però io, per esempio, anche Bowie stesso, come anche Gino, devo dire, li preferisco più maturi vocalmente, ecco, cioè Bowie con la voce, col timbro da baritono. Cioè le canzoni erano belle anche prima, però insomma, anche per loro conta l'esperienza, quindi sì. E poi vabbè, Gino dal vivo spacca, questo lo sa chi ha visto i concerti, insomma, secondo me canta meglio adesso di 40 anni fa. Un saluto a Gino Vannelli da parte nostra. Ciao. Un saluto a tutti voi e ricordate, vogliamo dire ancora il nome del disco? Sì, Wilderness Road è uscito ai primi di aprile e sicuramente c'è su tutti i portali liquidi. Ecco, sopra il pezzone ancora la copertina, vedete Gino Vannelli che sembra un pirata quasi, esatto, questi sì. Capelli esatto. Un po' brizzolati. C'ha il look un po' la Willy DeVille, sì. Ok, per chi vuole. Amici di Gino Vannelli, fan di Gino Vannelli e amici di Real Team TV e Globus Television, un saluto da Maurizio Bianchini. Ciao. Andrea Satomi Bertorelli. Ciao. Ciao. Ciao Maurizio, grazie.